finisce 3-0 per il Brasile, la finale di Confederation Cup 2013, che assegna ufficialmente il trofeo alla squadra di casa. La Spagna in battuta viene strapazzata da 3 gol, uno di Neymar e 2 di Fred, ma all'intera squadra verde-oro si deve la globale vittoria di questa Confederation. La Spagna, caduta dopo 29 risultati utili, è stata alla fine travolta da un avversario più fresco e voglioso, ma il suo impianto resta inimitabile e le garantirà un futuro ancora molto lungo. Al Maracanã il tifo è stato entusiasmante e ha appoggiato i brasiliani per gli interi 90 minuti. Il Brasile ha cominciato forte e grintoso e già al secondo minuto è passato in vantaggio. Su un cross di Hulk la palla è finita a tiro di Fred, che da terra ha battuto da 2 passi Casillas. Quando il Brasile sembrava un po' in crisi, al 44esimo Neymar ha raddoppiato. Il neoacquisto del Barcellona, liberato sulla sinistra, ha infilato Casillas con un poderoso sinistro. Sugli spalti è cominciata la festa, mentre i giocatori verde-oro, dal campo e dalla panchina, sono andati ad abbracciare il fuoriclasse. Neanche il tempo di tornare in campo e al secondo minuto Fred ha messo il 3-0, quinta sua rete in 5 gare, calciando di destro dalla sinistra per battere ancora Casillas. La Spagna, già malata, ha alzato definitivamente bandiera bianca al 10° minuto, quando Ramos ha sbagliato un rigore concesso per fallo sul da poco entrato Navas e infine con l'espulsione di Piqué al 23esimo. Una partita vincente e un Rio ancora una volta in cima alle vette del calcio, con l'entusiasmo e la festa che da sempre contraddistingue questo popolo.